Salve ragazzi, sono Castoro. Io sono Procione. Ritornati su Horizon Zero Dawn. Nell'ultimo episodio, ragazzi, siamo riusciti a buttare giù quel coso gigante della Madonna. E siamo entrati in una delle porte che chiamano Dee, ma non sappiamo che cazzo sta succedendo. Ma qui c'è la scala, perché devi buttarti? Madonna cara! Per poco. Troppo morivo. Qui c'è morivi. Senza vita sto. Uno, dobbiamo trovare qualche cura. Due, dobbiamo scoprire che cazzo succede qua sotto. Non è che c'è qualche brutto mostro qua sotto, non penso. Probabile. Ah, qui c'è roba di salutare. I protocolli usano forme d'onda polifasiche intrecciate, crittografia quantistica, quarzo nero, ben oltre il grado militare. Hai chiesto questo e te l'abbiamo consegnato. Mai scrivere un codice inattaccabile. Ci serve una scappatoia. Carica l'ultimo service pack e il problema è risolto. Ci hai espressamente proibito di lasciare qualsiasi scappatoia nel codice. Standard quarzo nero per ogni protocollo. Parole tue. Senti, se serve che falsifichi qualche proiezione, non è nulla di nuovo. Non mi servono proiezioni false. Mi serve un modo per riprendere il controllo dello sciame Arzatino. Un cazzo stiamo andando. Non so cosa dirti, Ted. Chiedi l'impossibile. Codici. Gli servivano dei codici per uno sterminatore. O una sua statua, almeno. Una macchina costruita per uccidere. E loro la veneravano. Benvenuti alla Faro Automated Solutions, dove tutti i problemi di domani vengono risolti oggi. Con oltre 25.000 impiegati umani dislocati in nazioni e società di tutto il pianeta, La Faro è al primo posto nel settore della tecnologia autosostenuta. Che posto era questo? Che cosa faceva? Tanta roba. Era una multinazionale. Una multinazionale. Un gruppo di persone, come una tribù. E creavano macchine. Davvero? Continua. Ho caricato alcuni dati nel tuo focus. Ti aiuteranno a capire. Vabbè, che i cosi che... Madonna cara, i piani. Oh mio Dio. Ma ti ha detto arriva il 35esimo, qua ce ne sono 12. Vabbè. Vabbè, vai... Non lo so, non esiste un ascensore da qualche parte? Penso di sì. Allora vai nell'ascensore. Cazzo. Ci sta un cazzo di... pozione. Usala. Mi si è tolta quella cazzo di cosa rossa attorno. Che okay. Cazzo devi andare? Qua non si sale più. Ma ti sei curato, ma hai perso tutta la vita. Ok. Devo risalire. Che cazzo devi andare? Ah, là, vedi. C'è qualcosa? No, questa è la cassa di prima. Niente. Vai. Bene. Allora, le odio queste fasi platform. Sì. Solo per farti perdere tempo. Vabbè, perché tu devi arrivare al 35esimo piano per farti allungare il gioco. Sì. Così, il gioco dura 500.000 ore. Ci credo. Procione hater. Mamma mia. Dove cazzo devo andare adesso? Qua c'è la porta. Dove? Qua, ce l'hai davanti. Non venivo da qui? No. Okay. Vedi? Coglione. I'm a Spider-Man. Are you serious? Cioè io non faccio niente, allora solo una levetta premuta. Guarda che lo fai. No, devi saltare addirittura. Devi premere due tasti insieme. Attenzione. È solo levetta. Guarda, è tutto da solo. Aspetta, fatemi uscire dalla videocamera. Ma sei da sola? Mamma mia, che merda.
Che difficoltà. Ok. Oh, siamo in cima. Cosa scopriremo? La carne, prendi la carne. Sassi te le puoi tenere. Te li metti nel culo, i sassi. Ecco qua, vediamo. Cos'è? Sono stati cancellati da questo dispositivo. Desidera usare i privilegi alfa per recuperare i dati rimossi? Sì. Oh sì, credo di sì. È stato recuperato un file. Contato. Ecco. No, con devi ispezionare. Il 2 ottobre 2064. Quanti anni? Dove sono i tuoi legali, Ted? Non servono. Ho ritirato le 18 cause appena sei atterrata. Credo che i tuoi dati lo confermino. Bene, promette di essere interessante. Che ne dici di farci portare qui il pranzo? Per rompere il ghiaccio. Ok, ti vuole scopare. Sei nei guai, in guai seri. Altrimenti non avresti mai pensato di chiamarmi qui. Quindi parla. C'è un'anomalia nella linea Chariot. I tuoi robot killer? Pacificatori, sì, quelli. Allora spegnili. Sì, Liz, lo faremmo se potessimo. Ma non rispondono. Mi stai dicendo che è uno sciame impazzito, Ted? Ancora peggio. Allora mostrami i dati. E credo che pranzerò. Da sola. Ted Faro ha portato Elizabeth Sobek qui. Ma si odiavano a vicenda. Va bene. È stato recuperato un altro file. Dove? Altro file, lui. Ah, sempre lì. Questa non è un'anomalia. È una catastrofe. Sì, lo so. È brutto. Brutto? Gesù, Liz. Non è brutto, Ted. È apocalittico. Hai creato una linea di robot killer. Pacificatori. Che si alimenta a biomassa, Ted. Per le emergenze. E l'hai resa in grado di autoreplicarsi. Autoproduzione limitata, controllata. Non più. L'anomalia annullata da Chile. Ora l'unica nazione a cui lo sciame risponde è la sua. Cosa? Credi che... Tutto il resto sono cibo. E al tasso in cui si replica, Ted farà pezzi la Terra nel giro di 15 mesi. Bello. Non stiamo parlando di caduta della civiltà, ma di estinzione. Ho capito, Lisa. Come faccio a fermarla finché è contenuta? Non può essere contenuta. Lo sai cosa intendo? Certo. Prima che la verità salti fuori. Lisa, farò qualsiasi cosa direi. Continua a lavorarci, qualsiasi cosa consiglierai, io la farò. Ti prendo in parola, Ted. Ok. Ted, sei coglione. I robot di Faro minacciavano la vita sulla Terra. Ma lei li ha sconfitti in qualche modo. Il mondo dei predecessori è caduto, ma la vita è continuata. O non saremmo qui. È stato recuperato un ultimo file. Ancora, basta. Progetto Zero Dawn. Oh. Gesù, Liz. Deve esserci un altro modo. Se ci fosse un altro modo per risolvere il tuo casino, l'avrei proposto. Ma così? Così? Quando ti ho chiesto di trovare una cura, non mi aspettavo che fosse peggio del male. Non lo è, Ted. È spiacevole, ma è la nostra unica possibilità. Ora firma la proposta. Firmarla? Non posso farlo. Sì che puoi. Quello, Liz, in tutta coscienza non posso firmarlo. Hai una scelta, Ted. Lo so. Lo so, ti sto parlando da un Vitone in rotta verso il comando US Robot. Fra 15 minuti vedrò il generale Harris e il resto dei capi di stato maggiore. Cosa? Sei impazzita? Sta a te decidere cosa gli dirò. Firma e dirò loro che la società più facoltosa della Terra ha garantito i fondi necessari per creare Zero Dawn. Così come l'ho progettato. Ma se non firmi, farò in modo che loro e chiunque su questo pianeta conoscano la vera causa dell'anomalia. Gesù, Liz. Non serve che mi minacci. Firmerò. Guarda il lato positivo, Ted. D'ora in poi farei quello che ti è sempre riuscito meglio. Pagare i conti mentre gli altri si sporcano le mani. Sì.
Finisci. Perdonami. Cosa ha reso la sua soluzione così terribile? Che cazzo era praticamente questo progetto Zero Dawn? Secondo me hanno tipo resettato il mondo. Ascensore espresso. Ancora non capisco. Sobek non può essere mia madre, è vissuta secoli fa. E forse è tua mamma. Tutte queste ricerche per non arrivare a nulla. Reagisci così a quello che hai imparato? Sembri una ragazzina viziata. Dovresti provare a parlarmi in questo modo faccia a faccia. Come desideri. Davvero non ti rendi conto di quanto siano monumentali le scoperte che hai appena fatto? Mi aspettavo di più da te. Quindi hai una faccia. Magari hai anche un nome. Di tutte le domande che potevi farmi, è questa quella che scegli. Norberto. Già mi ero a cercare tra le rovine dei predecessori per capire perché fossero scomparsi. Per anni ho creduto che i robot di Faro avessero distrutto la loro civiltà senza averne conferma. In un attimo tu scopri più informazioni di quanto io abbia mai fatto, e quello che ti interessa è il mio nome. E certo. Silence. Questo è il mio nome. Ora, perché non provi con un'altra domanda? Qualcosa di meno futile. Posso chiamarti Norberto? Se sei così intelligente. Se sei così intelligente, com'è che hai scoperto così poco dopo una vita passata a scavare nel fango? Non è colpa mia se sei un incapace. Sono venuta in queste rovine per cercare Elizabeth Sobek. Non per le cose che ha fatto secoli fa, ma perché della gente sta cercando di uccidermi, oggi! Ho dei problemi più seri delle tue idiozie. Congratulazioni. Sei appena riuscita a passare dai lamenti ai capricci. Elizabeth ne sarebbe orgogliosa. Devi cercare di controllarti e iniziare a ragionare. Solo allora capirai quanto sono realmente seri i tuoi problemi. Di cosa stai parlando esattamente? Hai inseguito un enigma personale in uno stuolo di misteri molto più grandi. Il filo conduttore è Elizabeth Sobek. Che legame ho con lei? Non può essere mia madre se è vissuta secoli fa. Non lo sappiamo, però l'unico modo per scoprirlo è andare avanti e fare nuove scoperte. Grazie a te, abbiamo appena scoperto che i robot di Faro minacciarono la vita sulla Terra. Ma non è successo. La civiltà dei predecessori fu distrutta, ma la vita si salvò. Ovviamente. Ma cosa ha fatto Elizabeth? Come fermò i robot prima che tutto fosse perduto? Cos'era il progetto Zero Dawn? È la giusta domanda. Dimmi. Sì. Sei... Sì, certo, basta. Allora perché non ti muovi? Vai, vai a fare in culo. Sei insopportabile, lo sai. Avanti, andiamo. Elizabeth ha detto a Ted Faro che stava andando in un posto chiamato Comando US Robot per informarli su... Quel posto esiste ancora, come rovina. Gli Oseram lo chiamano il Tumulo. Tumulo? Si trova sulle montagne orientali, sotto le spire aggrovigliate di un demone di metallo. O meglio, Horus B.O.R. 7, come li chiamiamo ora. Ti contatterò quando sarai lì. Non vedo... Cazzo, non buttiamo giù. Un giorno ci incontreremo. Ehi, un po' più lontano, no? Ah, madonna. Scendere sarà molto più veloce che salire, almeno. Meno male. Ora al comando US Robot per scoprire i segreti di Zero Dawn. Scoprire i segreti. Direi che anche per questa puntata è tutto. E ci vediamo al prossimo episodio. Ciao.